Quanti anni fa lo facevi tu questo? Prima che voi nasceste. No, sono più vecchio di te. No? Io sono, fui, sarò e sempre sono stato. E questo è il punto. Ma visto che il Natale è un posto scuro, pieno di segreti, faremo questa puntata di In Segreto, visto che tu eri il master di In Segreto nel... Quando è che andava In Segreto? 2015. Torniamo a far andare In Segreto, povero, dai, è morto. C'è qualcuno che ci scrive ancora? La gente scrive, se lo caga più nessuno. È tipo Yahoo Answer. Quindi andiamo a vedere se c'è ancora un po' di spirito natalizio. No. Chiamo Natale! Natale. 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 Natalene. Buon Natale alle puttane, alle mamme puttane. Citando Yotobi, fa la 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 la. Quindi ragazzi, se volete che Leo vada Viale Zara a Milano, finestrino giù a urlare alle puttane buon Natale, arriviamo a 10.000 like. Ancora con l'Enjoy vengo a farlo. Vabbè, prendiamo l'Enjoy. A parte che con l'Ever lo facciamo già quando passiamo per appunto, Milano. Allora, buon Natale signora puttana e anche a sua madre. È Natale, siamo più buoni. Signora prostituta. Donna d'alto borgo. Qui ce n'è uno che mi piace. Non è vero. Donna di 14 anni. Si avvicina il Natale, madonna. Questo significa che si avvicina. Questa volta l'ha scritto giusto. Si avvicinano le figure di merda. Io ne ho fatto Gia una al giorno 8 dell'Immacolata. Cioè, ti sei complicato la vita. Ero con tutti i miei parenti e mia cugina di 6 anni viene e mi... Porco, come cazzo scrivi? Quel momento di pedofilia in cui dici e mia cugina di 6 anni viene. No, per favore. Viene e mi fa: sai che Fausto mi... Baciata. È Fausto però pedofilo allora. Verbo è pedofilo. E io: ma che cazzo. E lei si è messa a piangere poverina. E sì, gli ho detto sì, è messa a piangere poverina. E gli ho detto: tranquilla, tanto starei vicino a lui per poco tempo, fidati. That's amore. L'ha tirata veramente. Tranquilla, non piangere, moriremo tutti. Donna di 14 anni. Nella mia scuola c'è una ragazza stra-antipatica. Stra-antipatica, ma con uno o due? Dai, 4. Stra-antipatica. La odio perché fa vedere dai ragazzi offrendo loro la sua merenda o le caramelle. Guarda, le uniche persone che conosco che offrono caramelle agli sconosciuti finisce sempre in modo strano. Non capisco la mia compagna di classe. Porta i ragazzi in bagno per dargli delle caramelle, ma chissà come mai. Non capisco neanche suo padre. Poi con le stesse caramelle li fa salire su un furgone strano e poi non tornano. Oppure si compra cose che vanno di moda. Mamma, è veramente antipatica, prendersi di marche. Porci capitalisti. Ad esempio mi ha detto che a Natale si farà regalare FIFA 18 e GTA. Madonna quanto lo odio. Ragazzina, dice, si fa regalare delle cose di marca. No. Vestiti Prada, la borsa Gucci. Che cazzo di ragazzina FIFA 18. Posso riformulare tutto questo. Ciao, sono una ragazzina di 14 anni che nessuno vuole. Sto sulle palle a tutti perché sono una gran cagacazzo. E non ha neanche le caramelle perché... Non ha neanche le caramelle, che infatti è un valore aggiunto. E c'è quest'altra invece che è popolare. Dà le cose, suona male, agli altri. Ed è carina e simpatica. Che si compra i videogiochi. Poi che dice che se la tira è tutto. Suo papà fa l'edicolante. Non è che è occhio creatore. Edicolanti, guarda che. Vedi i soldi. Secondo me sì. Gratta e vinci si tengono solo quelli vincenti. E via così di soldi. Donna di 18 anni. Quest'anno il mio regalo di Natale sarai tu. Hashtag amore di mamma. Oh, 18 anni è incinta. Ma aspetta, è Natale. Si può fare di nasce più. Nasce un bambino. Gemelli. Magari ancora vergine, che ne sai? Eh beh sì. Poi c'è il bue che è il fidanzato che è cornuto. È a posto. L'altro giorno ho visto una meme bellissima. Se la ritrovo la metto qua, se no ve la racconto. Di Gesù incrociato. Questo scritto: quando tuo padre è l'unico falegname in città e ti fai due domande. Vabbè, però questo è terribile. Aspetta, fammi a leggere. Uomo di 18 anni. Ti accorgi di essere cresciuto quando a Natale non desideri più i regali, ma le persone. Frase fatta, ma comunque la verità. Disse il trafficante di schiavi. Oh, quanto vorrei quel villaggio di africani da vendere agli americani. Ti ricordi l'anno scorso quando mi hai regalato quei due reni di bambino? Mamma mia. È terribile. Incartati nel cielo, fan, che belli erano. Eppure il sangue che ancora scendeva, che delizia. Cos'è non binario 14? È non binario, vuol dire che è trans, oppure non si identifica, oppure si identifica in una Apache o in un caccia bombardiere della seconda guerra mondiale. L'anno scorso mi è venuto Fausto, che è il bambino della ragazzina di 6 anni. E quindi è venuto Fausto. È venuto. Donna di 14 anni. Non ho mai detto ai miei parenti che ho il ciclo per paura che mi regalassero degli assorbenti a Natale, che poi sono belli perché c'è già la cordina, quindi li attacchi sull'albero.
bianco e rosso e sono lì colori. Perfetto. Possiamo rimetterci un altro fa la 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 la. Intermezzo. Uomo di 17 anni. Quando facciamo l'albero di Natale, io sposto le palline che sono troppo distanziate fra loro, così non si sentono sole. Però tu ti sentirai comunque sempre solo. Probabilmente da solo a casa. Potrebbe... Nessuno deve essere solo a Natale. Nessuno deve essere solo. Sto qua, se gli cade una pallina dall'albero, si suicida. No! Eri prescelto. Eri come un fratello per me. Donna di 18 anni. A 25 anni. Ancora mi brillano gli occhi la mattina del giorno di Natale. Io mi vedo un gruppo di artificieri davanti a sta qua che ogni mattina di Natale vanno lì e fanno brillare gli occhi. Sì, ma penso che sia qualcosa di brutto essere plim plim plim. Oh mio Dio, mamma, mamma! Però sai che comodo se nevica? No, sei in auto, apri gli occhi direttamente senza fare. Quando c'è la nebbia, gli antinebbia incorporati. Però sono a Natale. Sono a Natale, però, ed è un superpotere inutile. Il miracolo delle festività. La 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 la. Lo spam. Caro Babbo Natale, vorrei che il mio canale YouTube di ASMR passi da 1 a 1 milione di iscritti. Il canale si chiama Zuka! Ma cos'è quella carota in mezzo al canale? Vero? Che strano. Ma è apparsa così dal nulla, Peccato, guarda, sarebbe bello. Lei o lui? Lui, uomo di 20 anni. No, ASMR possono farlo solo le donne, non farlo fare agli uomini, che brutto! Però anch'io un ASMR, cos'è che ho per fare? Devi andare molto vicino al microfono per farlo. C'ho la sabbia... Oh, guarda. Non si sente niente, Bertra? Sì, si sente, fidati. E adesso sono pieno di sabbia. Ah, la sabbia sulle mani. Vai, donna di 20 anni. Oh, donna di 20 anni. Per Natale vorrei comprare un vibratore su Amazon. La sincerità, finalmente. Oh, mamma mia. Ma non so a quale indirizzo farlo arrivare. Prova al vicino. Dalla nonna. Dalla nonna. A casa mia no, i miei mi buttano fuori. Ah, ah, ah. Devo pensare, ma una cosa è certa. Vibratore sarà il mio. Mandarlo a comprare? Scusi. Hai 20 anni, non è scusi. Hai ragione anche tu. C'è anche l'auto, probabilmente. Io non ho assolutamente detto che a 20 anni uno abbia l'auto, Beh, se le serve il vibratore non le serve per uscire col ragazzo. XD. Donna di 14 anni. Una volta quando ero piccola per Natale ho rotto 7 palline di Natale. Wow, ribelle. Spero non abiti con quello di prima che le sentiva da sole. Fermati. No, mio Dio, no. Cosa stai facendo? No, mio Dio. Vai. Non leggito, non leggito. Donna di 14 anni. Ci sono ragazze che danno il primo bacio ai ragazzi dei loro sogni. E poi ci sono io che ho baciato in bocca per sbaglio Natale mia nonna mentre ci facevamo gli auguri. Quando ti piacciono mature, succede questo. Che cosa oscena. Ma era più grande di te il tuo primo bacio? Sì, tecnicamente sì. Dimmi chi era. Mia nonna. Oh, certo. Oh, devo lasciare. Ho lasciato il gas acceso a casa. Ma vado a respirarlo. C'è un insulto al nord. Sì, sì, donna di 14 anni. Vivo in Sicilia, qui il Natale è bellissimo. Ci sono tantissimi negozietti e bancarelle natalizie. Nessuno viene a visitare questi posti bellissimi che vengono considerati sporchi e zozzi. Perché naturalmente il Natale si festeggia al mare. Ci avete l'estate, l'inverno è nostro, scioppia. Voi avete un mare o sole, noi teniamo la nebbia e la neve. Oh, ti sta chiamando Nebbia. Scusa. Mia zia la chiamo Nebbia e mi sta chiamando Nebbia in questo momento. Quanto è bello il mondo, voglio dire. La precisione, ragazzi, chirurgica. Allora, voglio raccontare che una volta ad un Natale avevo fatto insieme a mia madre e mia mamma. Rettifico. Un albero top di Natale, indovinate. Cosa è successo alla voce della bambina? È diventata la pubertà. È arrivata la pubertà. È diventata Fausto anche lei. Indovinate? Punto interrogativo, esclamativo. Sì! Puntini. Il mio cane, un chihuahua. Chihuahua non è un cane. È un topo. È andato a tirare una pallina. E l'albero ha fatto splash per terra. Era un albero fatto d'acqua. Dimmi che quello splash è il cane, ti prego. Purtroppo no. Per terra, faccina terrorizzata. L'ho odiata, ma è così piccolina e carina. Adesso anche di più. Adesso è anche piatto. Essendo una persona cui gli animali fanno impazzire, non avrei potuto menargli anche perché mi guardava con quel denaro muso. Adesso di picco. Tieni 10 euro. Tieni 20, 30. Immagino la faccia di Dexter sul chihuahua. Non devi dire queste cose, che poi voglio editarlo e passo un'ora a editare Dexter su un chihuahua. Donna di 14 anni. Adoro il Natale. Sapete come lo trascorrero? Perché i verbi, porca ma... Oh. Guardando video di Nadia Tempest e di Favi J. Ah, ma è Pietro. È da Teco.
Pietro, hai sbagliato, non è donna di 14 anni. È uomo di quanto? Penso avere la tua età? No, è più grande. 96 lui. Ah, allora 21. 21. E sapete che cosa indossero? La maglietta di Lore con scritto sono l'amico di... Donna di 14 anni. Ma sempre la stessa che scrive. Tutte donne di 14 anni. È sempre Pietro che sbaglia. Io e mia nonna ogni anno andiamo alla messa che si celebra prima di Natale. E ogni volta che andiamo ci mettiamo nelle prime panche a commentare tutte le persone che entrano ridendo su come si vestono o come simili. Nonna, guarda quell'uomo che sta entrando, ha una gonna lunghissima. Ma il prete. Coglione. Come farsi bannare dalle chiese per tutta la... No, non è bannare, è scomunicare. No, è bannare. Bannare del... Non siamo più vecchi, cioè. Nel medioevo era scomunicare, adesso c'è il ban, cioè c'è il papa che prende e fa tac, bannato. Ti arriva il papa, sei bannato per 14 giorni dalla community di God. You are banned from the paradise. Ragazzi, dopo questo video nessuno di noi andrà in paradiso. Perché tu ci saresti andato. Avevo il pass con la partner. Per YouTube, minchia. Sì. Vi ricordo di passare dal canale di Berta. Che non è iscritto di me. Però sono gli stessi, sempre di Andre sono. No, sì. Io c'ho anche quelli della Tavicraft di Dexter. Ah, c'è gli iscritti di Minecraft. Esatto. C'è un po' di schifo, eh. Arriviamo a 9.345 like, okay, per un nuovo video su In Segreto. E ricordate che a 10.000 si va ad augurare buon anno alle gentil signore con l'ever. Se arriviamo a 10.000 mettiamo la clip con l'ever che dice buon anno alle battone. Allora, un po' di alle meretrici. No, gentil donne. Concubine. Va bene. Stavi per chiudere il video? No, volevo fare... ok, perché i miei video non si chiudono, è chiuso così, dai. Ah, è chiuso così? Sì. Cazzo. Non chiuderlo così tante volte che si riapre.